Ciao ragazzi, oggi proverò un nuovo gioco che è ancora in fase beta e che riguarda i Pokémon, ovvero Pokémon Generation. Questo gioco si preannuncia di essere un remake dei primi giochi, ma in multiplayer e con una grafica bellissima e tridimensionale. Sarà un free roaming come nel gioco, solo che qui si potranno fare molte cose, visitare, catturare, e la funzione più importante è che i combattimenti saranno in tempo reale. Ora, vi farò vedere, sì, ciao. Vi farò vedere un po' com'è. Allora, è ancora in fase beta, questa qui è la versione 10, quindi ci saranno poche cose da poter fare. Comunque, come potrete vedere qua c'è server, perché dopo sarà appunto multiplayer oppure single player. Si può decidere se fare maschio o femmina, non si potrà personalizzare molto, però più avanti ci saranno importanti novità. Quindi single player, questo qui è il nostro Mino. Come vedete molto carino. E questo qui è il mondo dove è ambientato il gioco. Ci sono i Pokémon, che sono selvatici, si possono trovare in giro così. E i combattimenti saranno tutti in tempo reale. Ogni Pokémon ha 4 attacchi che si potrà automatizzare con il tastierino numerico 1, 2, 3, 4. E come potete vedere qua c'è il Pokédex, la borsa, con gli oggetti, però adesso non ci sono ancora. I Pokémon catturati, dovrebbe essere un'evoluzione del Pokédex. E poi altre funzioni che per adesso non sono state abilitate. Questo gioco si dimostra all'altezza per la grafica. Dovrebbe essere fatto con Unity Engine. C'è uno Squirtle! Ciao Squirtle! Allora, per catturare i Pokémon si prende il Backspace e si può lanciare la sfera. No, non qua però. Vai Squirtle! Ecco, adesso sfera giù là. Uno. Sì! Abbiamo catturato Squirtle. Adesso volevo farvi vedere un po' come funziona. Allora, aspetta che esco dalla modalità cattura. I Pokémon si mandano, si fanno uscire e si richiamano con la R. Ecco qua. Adesso proviamo a combattere contro un Rattata. Basta selezionare sul Pokémon avversario, come vedete il controller viene passato direttamente al Pokémon. È tutto in tempo reale, la barra gialla è la stamina, o il mana come preferite, dipende dal tipo di gioco, e il verde sono i punti vita. Premendo i tasti 1, 2, 3 si fanno gli attacchi, si fa attacco bolla, gialla 2, il 3 dovrebbe essere il colpo coda, e il 4 ritirata. Cioè, non Pikachu, via via via! Cioè. Ecco, adesso ho finito, vai! Adesso si può catturare. Vai Pokéball! Pokéball! Uno, due, tre. E abbiamo catturato Rattata. Ora mandiamo anche Rattata. Basta selezionarlo. E pure prima devo richiamare. No, ho sbagliato qualcosa. Si possono spostare. Ah, ok. Rattata. Ecco qua c'è il laboratorio per curare i Pokémon. Allora, come si utilizza? Vediamo. Prima ritiro il Pokémon. Poi, ok, è diventato azzurro. Ecco qua. I miei Pokémon sono tornati in piena salute. Presso non è stata ancora introdotta nessuna evoluzione, ma ho letto che dal prossimo update dovrebbero esserci un principio di evoluzioni, ovvero le evoluzioni di Nidoran, quindi dovrebbero esserci Nidorino e Nidoking. Allora, per adesso i Pokémon introdotti sono Pikachu, i tre starter, Weedle, che abbiamo visto qui dietro, eccolo qua. Ciao Weedle! Poi c'è Rattata, come appunto appena catturato, Pidgey e Nidoran maschio, che avevo visto prima qua in giro. Per adesso il mondo di gioco è piccolo, nel senso che è ancora stufato, no? Da notare i dettagli, tipo il sole, così. E non si può fare molto per adesso, a parte nuotare queste cose qua. Qua c'è un Bulbasaur, se ne è abissato. Lì c'è il Nidoran. Poi si può entrare dentro nel laboratorio. Questo qua è il laboratorio del professor Oak. Vabbè, è un principio di laboratorio. Davvero mi piace parecchio questo gioco. Anche se, come ripeto, non si può fare molto se non nei combattimenti in tempo reale. Poi ogni Pokémon c'ha i suoi attacchi, quindi questo qua
non so cosa sia, ma ricalca molto quanto visto nell'anime, ovvero la scelta iniziale dei Pokémon. Quindi presumo che poi si inizi da qua. Poi da qua si può uscire. E per adesso non c'è molto se non una grande prateria, un campo erboso, un fiumicino. Vieni di qua. Questo gioco è in progettazione da parecchio tempo, hanno fatto vari update, adesso siamo al decimo come avevo detto prima, e è in costante aggiornamento. Infatti dopo vi metterò il link in descrizione se volete provarlo anche voi. Comunque si preannuncia veramente, 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 veramente eccelso. Immaginatevi quando si potrà fare poi in multiplayer le partite contro altri giocatori, tutto in tempo reale, lì ci sarà da divertirsi. Adesso volevo vedere la funzione, se è stata implementata. Ecco, questi qua sono i Pokémon posseduti. Allora, c'è un Rattata livello 1, 32 di vita, stamina, experience. Ecco, come vedete per adesso i valori non riportano quelli del videogioco vero, perché uno Squirtle a livello 1 non può avere 46 di vita, però bene o male le statistiche seguono la falsariga dei punti reali del videogioco. Infatti vedete, naturalmente Rattata è il più favorito nella velocità, mentre Squirtle nella difesa. Adesso volevo provare ad andare su di qua a vedere cosa c'era. Vediamo se si possono rinominare. No, non si possono rinominare. Si può fare qualcosa, ma no, niente. Qua cosa c'è? Growlithe! C'è anche Growlithe! Allora mandiamo Squirtle. Vai Squirtle! E fail! Chiedo scusa per il fail. Ok, Squirtle. No, ho sbagliato! Tamburo! Vai Squirtle! Squirtle, vai! Bolla! Osti! Picchialo! No! Osti! Osti! Rotta fuoco sarà questo! Bolla! Osti! Mi sto prendendo! C'è anche un Charmander! Scappa, Squirtle, scappa, 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 salta! Ah, mi è mancato! L'ho mancato anch'io! Oh, Squirtle! Oh, mi è deceduto Squirtle! Che fail! Vabbè, posso ritirarlo, sì. Ritorna Squirtle, fate un ottimo lavoro. Vai, Rattata! Sarà ruggito, penso, boato. Osti! Mi ha inchiappettato per bene. Bastardo, ma se ti catturo lo stesso. Vieni qua. Fail. Vieni qua. Dai. 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 E vai. Vediamo le statistiche. Allora, qua. No, qua. Ok, Squirtle. Growlithe. Attacco e attacco speciale. Ok, proviamo a mandarlo contro un Charmander. No, contro. Iniziamo a mandarlo fuori. Ops, scusa, Rattata. Torna a dormire. Vai, Growlithe. Volevo vedere gli attacchi che ha. Vabbè, abbiamo visto Fossa, mi pare. Allora, con l'uno, ruota fuoco. Con due, morso, penso. Cosa diavolo stai facendo? Tre fossa. Mi posso muovere mentre sono sottoterra. E con 4. Cos'è sta roba? Osti, quel forcorno! È sottoterra. No, no, quel forcorno. Vai. Cos'è sta roba? Fulmine sguardo. Vai, prendilo, prendilo. Torna Growlithe! Non voglio catturarlo! Voglio catturare il drone, non mi scapperai! Fail! Vai! Fail! Fail! Bastardo, forse ti catturerò! No, non è. L'ho fatto, no? Growlithe torna! Olè! Abbiamo preso anche Nidoran! Buon, per questa preview è tutto, spero che vi siate divertiti. Seguirete come l'evoluzione di questo videogioco. Allora, un attimo che curo i miei Pokémon. Ah no, poi devo uscire dalla modalità cattura. Un attimo che mi sto incasinando, ok. E con questo è tutto. Vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Ciao ciao!